essere qui. Stiamo aspettando il nostro terzo ospite, è l'Arabe Blanco che sta arrivando, l'abbiamo sentito al telefono, quindi non temete che il panel si riempirà presto. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e direi entriamo subito nel vivo di questo dibattito che abbiamo organizzato oggi qui in ISPI. Il tema, come vedrete un po' dal titolo, che è un titolo molto semplificativo, così vogliamo, che è appunto ISIS is not Islam, è quello appunto di cercare di fare un po' chiarezza all'interno di un dibattito che in Occidente, in Italia anche, è sempre più presente, sempre più forte nei nostri giorni, cioè quello sostanzialmente dell'Islam, delle sue varie sfaccettature, ed è un dibattito che insomma spesso prende delle pieghe e ha preso delle pieghe che sinceramente insomma a noi come istituto di ricerca, ma non solo a noi come istituto di ricerca, non piacciono. E quindi siamo qui proprio per fare chiarezza, siamo qui per cercare almeno di fare chiarezza su questo tema. Negli ultimi 4 anni sostanzialmente nel mondo arabo, nel mondo musulmano sono successe molte cose, sono successi molti avvenimenti. Tutti ricordiamo 4 anni fa quell'ondata di speranza un po' che era partita prima dal Nord Africa, poi da altre parti del Medio Oriente, con la cosiddetta primavera araba. Sembrava essere un momento di svolta epocale, un vero turning point per le dinamiche politiche dei paesi medio orientali. Dopo 4 anni a che punto siamo? Beh, alcune situazioni sono effettivamente insomma migliorate, il caso della Tunisia è emblematico in questo senso, è un paese che pur con tante difficoltà sta riuscendo a portare avanti quel percorso di transizione politica, che vedremo se si potrà dire di democratizzazione, ma speriamo di sì, insomma gli elementi ci sono tutti per poter sperare, se non altro, che l'esito sia un vero processo di democratizzazione. Purtroppo non così è andato in tutti gli altri contesti toccati dalla primavera araba, dall'Egitto che ha visto il ritorno insomma di dinamiche diciamo autoritarie, su questo poi si potrebbe discutere a lungo, a paesi come la Siria che invece sono addirittura piombati nel baratro di una vera e propria guerra civile che seppur dimenticata spesso anche dai nostri media, continua a mietere vittime da 4 anni a questa parte e soprattutto che sembra non poter avere un esito di qualsiasi tipo nel breve termine. In questo contesto sono nati anche però nuovi attori, nuove realtà. L'attore, diciamo, su cui si è concentrata sia l'opinione pubblica, sia il dibattito anche politico e anche quello in parte nostro di ricercatori, di analisti, è stato questo ISIS, che ormai è diventata una parola sinonimo di terrore. L'ISIS che, come sappiamo, è questo gruppo jihadista che ha costituito questa sorta di sedicente califfato tra l'Iraq e la Siria, e che grazie anche a una efficace, direi molto fine anche a volte, strategia di comunicazione, è riuscito a portare il suo messaggio di terrore ben oltre i confini dell'Iraq e della Siria, al punto tale che oggi anche in Occidente, anche in Italia, è tornato molto di moda il dibattito appunto sull'Islam radicale e soprattutto si è creata di nuovo un clima che io definirei pericoloso, comunque poi vedremo anche cosa ne pensano i nostri ospiti, però un clima molto pericoloso, un clima di islamofobia. Si in qualche modo sembra di essere tornati indietro ai giorni dopo l'11 settembre del 2001 quando Al-Qaeda aveva
condotto l'attentato spettacolare a New York e a Washington, e insomma tutto l'Occidente si era un po' risvegliato con la paura dell'Islam. E qui nasce un po' insomma la discussione, qui nasce un po' anche il malinteso che è nato e che continua ad essere anche fomentato da varie parti della società, della politica, dei media, cioè quello intorno alla vera natura dell'Islam. Cioè è innegabile che siamo nuovamente di fronte a un dibattito che non riesce a vedere un colore grigio, se vogliamo, ma c'è soltanto il nero, c'è soltanto il bianco, in cui sembra che le posizioni si siano polarizzate sempre di più e in cui una parte di opinione ritiene, insomma, l'Islam in quanto tale una sorta di minaccia alla nostra sicurezza, minaccia ai nostri valori, alla nostra cultura. Ed è intorno a questo dibattito che ultimamente, insomma, molte voci si sono fatte sentire da una parte e dall'altra per cercare di insomma, legittimare delle posizioni che spesso non hanno in realtà un fondamento. Per arrivare poi agli ultimi giorni, anche noi in Italia siamo stati molto più colpiti da questo fenomeno e da questo dibattito con gli avvenimenti della Libia, cioè con il fatto che la Libia è un paese, anche quello come conseguenza un po' di quello che è accaduto negli ultimi 4 anni, in cui vi è una situazione di caos totale, se non anche lì ormai di fatto di conflitto civile, in cui anche elementi afferenti all'islamismo radicale, quindi gruppi jihadisti, alcuni addirittura che hanno compiuto una sorta di alleanza, affiliazione all'ISIS, hanno preso piede, e qui è nato ancora di più il dibattito e è sorta una confusione ancora più grande. Cioè abbiamo sentito di tutto nelle ultime settimane, dall'ISIS che è pronto ad invaderci, dalla questione immigrazione anche, che è stata strumentalizzata e collegata all'espansione dell'Islam radicale, quindi alla strumentalizzazione di questa questione, quella dell'immigrazione, che insomma, volendo, non c'entra molto con il discorso dell'Islam radicale, ma che pure, insomma, queste connessioni sono state fatte, fino appunto a tornare a vedere dibattiti televisivi, talk show, conferenze, editoriali sui giornali, che non fanno altro che spiegarci che siamo sottoposti a una minaccia costante, una minaccia che deriva dall'Islam radicale, ma, e qui è il passo ulteriore che spesso si compie e che noi oggi vorremmo cercare, insomma, di chiarire, che insomma non è proprio così, dicevo, fino ad arrivare al fatto, alla paura dell'Islam in quanto tale e alla identificazione quasi della cultura islamica, della religione musulmana e dei musulmani che anche vivono tra di noi, insieme a noi, con quel tipo di ideologia, quel tipo di mentalità. Ecco, in realtà noi sappiamo che questo tipo di ideologia ha molto a che fare con la politica e poco con la religione, però evidentemente non è ancora un discorso che è diventato mainstream, perché insomma nel linguaggio invece mainstream fa molto più audience, se vogliamo invece cercare di creare uno scontro, fa molto più audience creare preoccupazione, terrore, e quindi c'è spesso questa tendenza a non fare più delle distinzioni, e quindi tutto quello che è afferente al mondo della cultura musulmana, tutto ciò che ha l'aggettivo musulmano, per non parlare dell'aggettivo dispregiativo che a volte si usa, islamico, gli islamici per esempio, no? È visto con preoccupazione, con una sorta di come dire, vi è proprio un sospetto, ecco, nei confronti del musulmano. E quindi oggi noi, ripeto,
innanzitutto come istituto di ricerca, come persone che si occupano di questo per lavoro, nella loro quotidianità, vogliamo cercare di riportare il dibattito a una dimensione reale, direi. E per far questo abbiamo tre ospiti che insomma ci daranno il loro punto di vista su, su questa questione. Ringrazio il professor Branca, uno dei massimi esperti di Islam che abbiamo in Italia, professore all'Università Cattolica, e ringrazio anche soprattutto Fatima Caci alla mia destra e Arabel Blanco alla mia sinistra, che è un noto rapper italiano di origini siriane, mentre Fatima è una giovane brillante giornalista di origini marocchine che proprio qualche giorno fa è stata anche insignita dal governo marocchino di un premio giornalistico dedicato proprio ai giornalisti marocchini nel mondo, e loro sono proprio due esempi, diciamo, di persone italiane integrate nel nostro sistema, che hanno però comunque delle radici forti nel loro mondo, nella loro cultura, e che però appunto evidentemente, anzi sicuramente, avranno qualcosa da dirci circa questo dibattito che si sta creando anche in Italia. Io non voglio togliere ancora tempo, anche perché abbiamo già ci siamo già presi il quarto d'ora accademico di ritardo, e lascio subito la parola al professor Branca per introdurre un po' il discorso, e poi sentiremo invece cosa hanno da dirci i nostri due giovani ospiti. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie. Complimenti a Fatima per il riconoscimento che ha appena ricevuto, complimenti a Branco che ne ha già ricevuti tanti. Io cercherò di essere il più breve possibile, perché a loro che bisogna dare spazio. Devo dirvi che qualcuno ha criticato questa iniziativa dicendomi: ma voi fate parlare dei musulmani non rappresentativi, e io sono veramente un po' perplesso, nel senso che mi chiedo chi sia un musulmano rappresentativo, visto che magari anche nelle moschee c'è gente che predica e magari è laureata in chimica, quindi insomma, chi è il musulmano adeguato a rappresentare l'Islam? Poi in una religione, come sapete, senza chiesa, senza clero, senza una gerarchia religiosa, almeno una cosa positiva ce l'ha, che ognuno può parlare. manteniamola. Seconda cosa, in effetti noi ci troviamo in un gigantesco sistema di mistificazione. Mi dispiace dirlo, nel senso che vorrei che la nostra democrazia, così faticosamente acquisita anche di recente e non proprio perfetta, sapesse dare dei frutti diversi, soprattutto nel lato della cultura e della comunicazione, ma così non è. Sta avvenendo per l'ISIS, ma è avvenuto anche insieme, quasi in contemporanea, con i fatti di Parigi. E vi devo proprio confessare che io sulla questione di Charlie Hebdo e di Parigi sono profondamente indignato. Non perché non voglia condannare ovviamente questi assassini che hanno commesso un crimine orrendo, ma perché la vulgata che è passata è che gli arabi, e in particolare i musulmani, non sanno ridere, e non sanno ridere specialmente della religione. Questa è una balla colossale. Io studio l'arabo da 35 anni, ho passato parti della mia vita in paesi arabi, ovviamente per ragioni di studio e di ricerca. Vi posso dire che gli arabi sono, anche quando sono musulmani, sono esseri umani come tutti gli altri, e quindi quando si arrabbiano tirano giù tutti i santi dal cielo. Cioè è un meccanismo automatico, umano, inevitabile, che quando io sono fuori dai gangheri tiro in ballo i bisogni fisiologici, se ho dai 3 ai 6 anni generalmente, le barzellette sulla cacca dopo i 6 anni non sono più tanto fini, poi si passa al sesso, poi alla politica e alla religione. Quindi con le mie orecchie io ho sentito molte volte tirare in ballo il sesso di tua madre, la religione di tua madre, eccetera eccetera, anche tra musulmani,
quindi probabilmente i nostri giornalisti vanno in, o i nostri studiosi, non so se ne abbiamo, no, adesso scherzo, ma vanno nei paesi arabi senza conoscere la lingua araba, vivendo magari negli alberghi a 5 stelle, senza avere contatti con la gente, e poi ci vengono a raccontare che questa gente non ride mai di nulla, perché, anzi, ho avuto un bellissimo segnale finalmente, perché ho visto finalmente una barzelletta egiziana su Assisi. Ero molto preoccupato, perché gli egiziani hanno sempre fatto barzellette su tutti i loro presidenti, e in questo ultimo periodo chiedevo agli amici egiziani: allora mi racconti una barzelletta su Assisi? Zero. E l'altro giorno su Facebook finalmente ne ho trovata una, non è particolarmente bella, ma insomma, cioè, stanno facendo il trapianto di cervello a uno e il dottore dice: no, ma è inutile, è uno di Sisi, quindi cervello, non cervello, no. È inutile, è un optional, insomma, non, anche se non glielo mettiamo, va bene lo stesso. Meno male, ho riconosciuto gli egiziani, che non riconoscevo più. Allora, la cosa che noi vorremmo fare stasera è sentire da musulmani comuni, che quindi io non vado a investigare sul grado del loro credo, quanto siano credenti o quanto siano praticanti, magari lo so, di Fatima di più perché la conosco da più anni, di Zuhdi Zanko meno, ma è irrilevante dal mio punto di vista quanto lui preghi o digiuni, eccetera. Non mi dice molto su di lui, mi dice di più la sua arte, eccetera. Quindi vorrei sentire prima Fatima Ladies First, mi dispiace, sai che le donne sono prime in tutto, dopo il clero di solito, nell'etichetta, ma siccome qui non mi pare di vedere... appunto lei appunto appena ricevuto questo riconoscimento come donna marocchina della comunicazione in Occidente, vorrei chiedervi certamente come voi vi sentite di fronte a questa situazione che si chiama anche ISIS, che si chiama soprattutto dolore, lacrime, morti, musulmani innocenti a migliaia, a decine, a centinaia di migliaia, ma mi pare anche giusto non dimenticare quello che è stato detto all'inizio, che c'è stata una primavera prima di questo inverno, che poi quanto sia genuino, pilotato o inevitabile sarebbe magari da discutere, ma in un'altra occasione. Quindi come la vivete voi? Quindi io ho preparato due brevissimi video, uno che vorrei proiettare adesso prima di ascoltare Fatima, e l'altro ovviamente canoro, anche servirà invece per introdurre l'intervento di Zuhdi Zanko e l'Arabe Blanco. No, è una sorpresa, è una sorpresa, ma è una roba di 3 minuti. Quindi partirei con The Timeline of Arab Spring, li potete trovare su YouTube se vi interessano. To the spring, from the
Way down, the lights are dimmer. I'm looking out, looking in. Way down, the lights are dimmer. Possiamo sfumare. Grazie. E quindi Fatima. Ti chiami addirittura una figlia del profeta, che responsabilità. Ma abbiamo fatto male a chiamarle primavere. E che cos'è questo inverno che stiamo vivendo? A parte che, beh, buonasera a tutti, e mi farà molto piacere vedere una grande presenza oggi stasera, quindi veramente con grande piacere ritrovo gli amici e gli ospiti che sono presenti. Rivedere queste immagini della primavera araba, non nego che mi hanno ricaricato, mi hanno dato veramente tante emozioni, tanta forza, nonostante il paese da cui provengo io non ha conosciuto un grande movimento della rivoluzione o una primavera, come è stata chiamata. Perché? Perché siamo fortunati, perché il nostro re è più intelligente o perché semplicemente non siamo riusciti? Avendo solo ancora la cittadinanza italiana non posso permettermi di criticare il Marocco. Quindi facendo un po' una lettura obiettiva, posso dire che appunto il Marocco non ha conosciuto questi fatti positivi o negativi in cui sono stati analizzati in diversi modi, perché il re ha anticipato quello che erano le richieste del popolo, quindi la sua grazia, come la chiamano, ha accolto delle richieste che già si percepivano a livello proprio sociale e politico, e ha evitato quello che poi abbiamo visto qua in Tunisia e in questi punti rossi, che non sono rossi a caso. Ciononostante, non avendo pur conosciuto questo fuoco nel mio paese d'origine, l'abbiamo vissuto sulla mia pelle anche a casa mia, perché vedere le immagini di tutti i giorni su Al Jazeera, su altri, anche sui media italiani o internazionali, che riprendevano morti, che riprendevano stragi, che riprendevano sangue, nessuno si è fatto scrupolo di tutelare anche la sensibilità dello spettatore, come tutt'oggi succede. Purtroppo la comunicazione non funziona per niente bene, si tende più a terrorizzare più che a informare. Non ho bisogno di vedere sangue, ho bisogno di sentire analisi, di vedere, sentire persone, non ho bisogno di vedere pezzi di corpi sulle piazze o in giro per il territorio. Quindi c'è stata anche una riflessione nel senso, forse era meglio quando si stava peggio, forse noi siamo stati più fortunati, quindi non chiediamo quello che hanno chiesto gli egiziani o i siriani, ma stiamo tranquilli che forse sennò ci va peggio di quelli. L'abbiamo sentita molto e non abbiamo fatto in tempo a risvegliarci da quella e a dire che bello, finalmente il popolo arabo ha lanciato un grido di libertà e di dignità che mancava al popolo, siamo sempre stati soppressi in tutti i sensi, che già ci è arrivata un'altra strage, che è la strage di Parigi, è arrivato l'ISIS, quindi di nuovo forti sentimenti in contrapposizione, chi pro, chi contro, essere chiamati in causa di nuovo, perché da quando vivo in Italia che io sono chiamata in causa, perché? Perché sono figlia di migranti, perché sono diversa, parlo un'altra lingua, e poi perché non sono cittadina o non sono cittadina, ma soprattutto perché sono musulmana, e il guaio è essere musulmana, immigrata, figlia di marocchini, figlia di arabi, quindi forse mi andava peggio se ero di colore o qualcos'altro, quindi proprio combinare tutte le discriminazioni possibili in una ventenne oggi, e devo dire che me l'ha fatta passare, l'ho sentita molto sulla mia pelle, però ho imparato anche a combattere e ho imparato a farmi sentire e a rispondere, e questa lezione che ho imparato durante la mia vita mi è servita moltissimo dopo la strage di Parigi. Lì veramente stavo per sprofondare, perché davvero mi sentivo sola, mi sentivo attaccata, mi sentivo in pericolo più di quanto magari l'altro si sentiva in pericolo guardandomi, perché io ormai ero diventata veramente il terrore per chi viaggiava sul treno oppure per chi mi vedeva camminare per strada, io di conseguenza avevo il terrore di chi vedevo in giro, e mi ha aiutato la solidarietà che mi si è formata intorno, amici virtuali o veri anche sui social network, ma anche nella realtà, la solidarietà di
di chi non mi conosce personalmente, ma seguendo il mio percorso professionale o di studi, mi ha sentito che io in quel momento soffrivo e mi ha dato molta carica. Io penso che su questa carica che noi dobbiamo agire. Lo so che è molto facile etichettare le persone, proprio perché noi abbiamo bisogno di capire chi abbiamo davanti, lo includiamo in un'etichetta o lo inquadriamo in un'identità, ma sapete benissimo che io non sono solo marocchina, non sono solo italiana, non sono solo musulmana, sono Fatima, ho tutto questo, e per parlarmi bisogna tener conto di tutto questo, ma anche di altro. Ed è su questo che noi dobbiamo lavorare al giorno d'oggi, e veramente tenere in conto questa coesione sociale, che si può basare su diverse appartenenze e diverse identità. Se non ci basiamo solo su un'identità, logico che non si crea niente insieme, ma riconoscendo la ricchezza di ognuno che si può lavorare insieme. Grazie. Grazie Fatima, direi molto efficace. Prego. Soltanto una cosa mi è venuta giusto subito in mente, così per lanciare anche poi un attimo il dibattito, appunto. Mi colpiva, tu hai detto, ma forse mi vedono un po' diversa perché parlo un'altra lingua. A parte che in realtà a me sembra che parli una nostra lingua molto meglio di tante persone che ti criticano, ma mi veniva in mente un collegamento e vorrei chiedere questa cosa a Zanco. Leggevo sulla tua pagina di Facebook, correggimi se sbaglio, un commento in cui tu parlavi di questa questione di questa persona a cui non era stata data la cittadinanza italiana perché non parlava la lingua, perché non parla la lingua, sì, italiana. E tu, però veramente correggimi se sbaglio, hai fatto un commento a margine di questa vicenda, hai preso posizione, se vogliamo, e hai detto, beh, sapete cos'è? Io da italiano, ma anche di origini siriane, musulmano e così via, io sono d'accordo con questa scelta. Sono d'accordo perché se una persona effettivamente non parla la nostra lingua, beh, allora perché dobbiamo dargli la cittadinanza? Partirei da questo spunto, insomma, perché è una presa di posizione interessante per me, che ci fa capire appunto quanto è variegata, no? Questa, il vostro mondo, che poi è anche il nostro mondo, torno a ripetere, perché appunto, come diceva Fatima, è facile etichettare le persone, no? Quindi sono sicuro che un tuo detrattore sicuramente si sarebbe aspettato una tua difesa della persona che non ha ricevuto la cittadinanza. Dinanzi, invece tu hai preso quest'altra posizione, da italiano appunto. Ecco, un commento a questa vicenda, perché appunto mi sembrava molto interessante questo discorso che tu hai fatto. Buonasera, grazie a tutti, grazie dell'invito innanzitutto, è bellissimo vedere El Arabo e Blanco qua, perché è stupenda sta cosa. Io mi chiamo Zudi di nome, non come nome di battesimo, perché spesso mi chiedono qual è il tuo nome di battesimo, io dico non ce l'ho il nome di battesimo, rimangono interdetti, semplicemente perché non ho il battesimo. Il mio nome d'arte è Zanco, e l'arabo è Blanco, e l'arabo è Blanco parla per me perché è la mia sintesi, no? Io sono di origine araba, sono bianco, molti di voi mi hanno guardato in modo stranito, come per dire, ma quello è l'arabo Blanco, è proprio lui, non è che hanno sbagliato il cartellino, sono io. Sono di origine siriana e io accolgo molto volentieri la tua domanda e ti spiego quello che volevo intendere. Io lì non ho parlato né in realtà da italiano né da siriano, ma da Zanco, come dice Fatima, noi, ognuno di noi ha un'unicità, una singolarità, no? Io ho tante sfumature come tutti voi, come diceva Pirandello, uno nessuno 100.000, io sono d'accordissimo, ognuno di noi è la trasformazione continua in base alle sue esperienze, quindi quello che siamo oggi sicuramente non è quello che siamo domani, perché ci sarà qualcosa che ci cambierà. E quindi io sono cresciuto in Italia da origini siriane, ho vissuto a Parigi, ho vissuto a Montreal in Canada, sono il prodotto di tutte queste cose qua, e questa sintesi, questa mia sintesi ha fatto in modo che io veda certe cose prendendo posizione, ma senza un partito preso. Quindi non è che se questa cosa l'ha detta un leghista, allora io devo essere contrario. Io ho imparato questa cosa proprio perché la maggior libertà è la libertà, secondo me, di non scegliere per forza
di schierarsi in un determinato campo. Io non devo scegliere di essere italiano o siriano, sono tutte e due, la vivo in modo veramente sereno, anzi in maniera fortunata, per me è un'enorme occasione, io sono felicissimo, giuro. Quindi non vedo veramente il motivo per cui se un leghista ha deciso di non dare la cittadinanza a una persona che non spiccica una parola di italiano dopo 15 anni che sta in Italia, allora io che combatto il razzismo, ho fatto tante canzoni contro il razzismo, contro le discriminazioni eccetera, non debba essere d'accordo. Perché questo? Per tanti motivi. Intanto la mia esperienza mi insegna che io ho vissuto in Canada. In Canada danno la cittadinanza a cani e porci dopo 2-3 anni, Però devi passare l'esame o di inglese o di francese, di storia del Canada, di geografia del Canada, e non ce n'è per nessuno. Non è che puoi andare lì a dire I speak English with Italian pronunciation a casa, non ce n'è. Quindi secondo me è un problema dell'Italia, io questa l'ho vista grazie alle mie esperienze in giro. Secondo me uno dei problemi dell'Italia è proprio il fatto che ci siano troppe regole e tante di queste regole non vengono né applicate né seguite. C'è un po', io l'ho chiamata in una mia canzone, la mediterronità. Siamo un po' mediterroni, un po' come gli arabi, no? Vedete la differenza? Poi più si va giù e più questa sfumatura diventa accentuata. Io questa cosa l'ho notata dalle strisce pedonali, ragazzi. L'ho notata perché giù è come nei paesi arabi. Quando attraversi la strada devi stare tranquillo, passa la macchina, poi puoi attraversare. Qui a Milano è già un po' diverso, non è come in Germania che si mettono tutti in fila uno dopo l'altro, però se alle strisce pedonali uno ti taglia la strada, di solito senti un milanese che da dietro al finestrino ti manda «Uè, pirla, ci sono le strisce, non vedi?» Questo giù in Siria non capita neanche a Napoli, per dire. Però è molto eloquente del fatto che le regole in Italia ci sono, però non vengono sicuramente seguite. Questo crea disordine molto folcloristico, in alcuni casi piacevole. Dal mio punto di vista può creare molti problemi di convivenza, no? È abbastanza logica questa cosa. Più vai nel nord Europa, più queste regole invece vengono seguite, ti accorgi che è un bene per tutti, no? Io quindi ho preso posizione su questa cosa dicendo vabbè, io non sono d'accordo che venga data la cittadinanza a una persona che non parla italiano. Perché? Perché uno, quando prende la cittadinanza italiana, dovrebbe diventare italiano a tutti gli effetti. Come fai a diventare italiano a tutti gli effetti se non sei in grado di comunicare con chi ti sta vicino? Secondo me non è giusto. Con lo stesso principio poi avevo aggiunto che secondo me non bisognerebbe neanche dare la cittadinanza ai pronipoti argentini che hanno il trisavolo di Napoli e hablan así, non ti preoccupi, un pochito di italiano lo hablo también, però dammi la cittadinanza, voglio giocare in Serie A e anche in nazionale, l'Argentina non mi vuole, ce n'è tanti così, voi lo sapete, no? Anche di brasiliani, argentini, giocano nella nazionale italiana, secondo me sono brasiliani e argentini da 3-4 generazioni, a malapena sanno la lingua, non sono più italiani di persone come me o come Fatima, che sono nate e cresciute qua, hanno fatto gli studi qua, conoscono la lingua sicuramente meglio di Tiago Motta o di Camoranesi, e quindi secondo me siamo molto più italiani noi, anche se siamo arabi, cioè io sono arabo e sono fiero di essere arabo, però sono anche italiano, sono più italiano sicuramente di questi pronipoti qua, quindi la mia posizione andava in questo senso, cioè non bisogna ragionare per partito preso, per schemi predefiniti, ogni situazione ha una posizione, bisogna prendere posizione, ma bisogna scegliere attentamente a seconda del contesto, questo era il senso. Grazie Zanco, adesso ti ripasso la palla subito. Volevo soltanto sottolineare due cose che mi hanno impressionato nel discorso di Fatima, che ha parlato giustamente di pezzi di corpi, quindi abbiamo dei media che in nome della libertà e della verità dell'informazione non hanno più limiti, o quando li superano qualche volta, per fortuna qualcuno li fa ragionare. Io ho visto degli intervistatori che sono andati a cercare di parlare con gente che era lì nella macchina capovolta prima che i pompieri li tirassero fuori, per fortuna li hanno bloccati, perché questo è voyeurismo veramente indecente. Però questi pezzi di corpi che vengono soprattutto da altri continenti, quindi se sono corpi un po' colorati, eccetera, non
sono già un po' meno umani e quindi si possono esibire in questo modo, però non c'è nessuno che ci ha raccontato che cos'è la Mudawana, cioè per esempio il nuovo codice civile del Marocco, che è un codice civile che praticamente dà alle donne, non lo chiama ripudio, ma praticamente quasi il diritto di ripudiare il marito, con degli effetti paradossali, nel senso che a volte delle donne marocchine che qui si liberano finalmente del marito violento, assente o che le ha maltrattate in qualche modo, si sentono dire dai giudici italiani: ah, ma io ho studiato il diritto islamico e tu questa cosa non la puoi fare. Dice: ma scusa, no, ma anche perché c'è una disparità di genere, cioè tu sei troppo potente verso il maschio. La legge del tuo paese ti dà un potere che non è equilibrato. Siamo veramente alla schizofrenia. Cioè, noi stiamo facendo la lotta per la liberazione delle donne, anche italiane, con i femminicidi, eccetera, eccetera, e delle donne immigrate che a volte si portano appresso problemi di questo genere, non solo le arabe, anzi, talvolta, o anche le arabe cristiane, per esempio, insieme alle musulmane, eppure nessuno ci racconta che un paese importante come il Marocco, 500.000 di marocchini ci sono in Italia, quindi metà dei musulmani che sono in Italia sono marocchini, a Milano non hanno questo grosso peso e sarebbe interessante capire il perché, nessuno ce la racconta. No, adesso invece sentiamo la canzone, perché poi faccio la domanda più legata al suo... The Voice of Freedom Egypt, Piazza Tahrir, e qui io mi metterò a piangere. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت الدم في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقيين مكاننا Mi piace che è la versione senza sottotitoli in inglese, non so come mai sia successo, forse sono sbagliato io a mandarla. Dice: in ogni strada del mio paese la voce della libertà chiama. Questo è il ritornello. Ok, visto che il tempo non è molto, possiamo anche sfumarla, la cercherete se volete, perché senza i sottotitoli non capite. Voice of Freedom Egypt with English subtitles, lo trovate su YouTube, è commovente soprattutto per me che lì ho vissuto, insomma, ho vissuto anche in altri paesi arabi, ma l'Egitto è il mio paese più caro per certi aspetti, e in quelle piazze, su quei ponti sono passato. E anch'io ho vissuto con entusiasmo la primavera araba, che forse abbiamo sbagliato a chiamare primavera, è stato un risveglio. E un risveglio può essere anche molto amaro. Tu ti puoi svegliare dal coma, puoi svegliarti da un'operazione, puoi svegliarti da un incubo, e forse stavi meglio prima, perché almeno non sapevi, non eri consapevole della situazione in cui eri.